qual è l'atteggiamento giusto per pregare ed invocare la misericordia del Padre? Gesù ce lo insegna attraverso la parabola del fariseo e del pubblicano, il brano biblico scelto da Papa Francesco per la sua catechesi all'udienza generale. Entrambi salgono al Tempio, ma agiscono in modi differenti. Il fariseo si rivolge a Dio, ma in realtà guarda se stesso. Si ritiene giusto e sicuro di sé, ma trascura il comandamento più importante, l'amore per Dio e per il prossimo. Io domando, si può pregare con arroganza? No. Si può pregare con ipocrisia? No. Soltanto dobbiamo pregare davanti a Dio come noi siamo. Ed è proprio così che si presenta nel Tempio il pubblicano, con animo umile e pentito, riconoscendo di essere solo un peccatore bisognoso di pietà. La sua preghiera è brevissima. Non è così lunga come quella del fariseo. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Niente di più. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Bella preghiera, eh? Possiamo dirla 3 volte tutti insieme? Diciamola. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Gesù, prosegue il Papa, conclude la parabola con una sentenza. Il pubblicano, a differenza del fariseo, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Di questi due, chi è il corrotto? Il fariseo. Il fariseo è proprio l'icona del corrotto che fa finta di pregare, ma soltanto riesce a pavoneggiarsi di se stesso davanti a uno specchio. Se la preghiera del superbo non raggiunge il cuore di Dio, commenta poi Francesco, l'umiltà del misero lo spalanca. Dio ha una debolezza, la debolezza per gli umili. Davanti a un cuore umile, ma Dio apre il suo cuore totalmente. E al termine della catechesi, Papa Francesco invita i presenti a ripetere ancora per 3 volte quella bella preghiera del pubblicano. O Dio, abbi pietà di me, peccatore.